Questo programma è offerto da It's just me, myself and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Yeah. And as far as I can see, I just need privacy. Plus diamo il via alla tappa di selezione regionale campana del tour nazionale di Miss Grand International Italy. Cielo brillerà, speciale diventerai, regina presto sarai. Alza il viso in cielo, tieni stretto un sogno, per Miss Grand Italy. Balla con le stelle, sfila, non ti fermare, per Miss Grand Italy. Speciale Buonasera a tutti voi e benvenuti, benvenuti davvero. La serata tra l'altro è piacevole perché sembra che sia arrivata davvero l'estate. Ho usato il dialetto, perdonatemi. Voglio salutare anche coloro che ci stanno guardando su Capri Event e su Telecapri. Benvenuti anche a voi lì da casa. E insomma siamo, grazie a Crescenzo De Carmine che è il patron in Campania del concorso, e questa sera, vista la vicinanza geografica, c'è la presenza anche del patron nazionale di Miss Grand International Italy, il dottor Giuseppe Puzio, che poi dopo magari se ci concede... Prego. Ovviamente io vi do giusto qualche dettaglio riguardo al concorso, che ha anche una finalità sociale, perché pensate che Stop the War and Violence è una campagna proprio promossa dal tour internazionale di Grand International, ed ecco perché la partnership, e l'abbiamo proprio qui la presidente Pina Pascarella, che saluto lì in giuria, con appunto Donare Amore, ma poi dopo scenderemo nel dettaglio del tutto. Questa sera, tappa di selezione, campana del concorso, tra l'altro vi anticipo che questo è il momento più lungo e pesante, poi dopo, perché devo comunque ringraziare quelli lì grazie ai quali noi ci troviamo a Castello di Cisterna. Poi dopo scenderemo nel dettaglio, anzi grazie al primo cittadino che poi saluteremo insomma dopo doverosamente, ma voglio ringraziare prima i partner di tappa, che sono l'Opificio 84, grazie a loro, DR Carburanti SRL, Romano Autogas, Star Deco AR Luminarie, Samagas, Le Gemme del Vesuvio, i Maccheroni di Napoli, Afiero SRL, TF Costruzioni SRL, Caffè Martini, Ianuale Costruzioni, Gran Beccheria di Nicola Russo, Columbus,
e la Bottega del Fiore di Vincenzo Tardivo. Grazie a tutti loro, perché lo so, sembra la solita demagogia da sponsor, ma è importante, perché grazie ai commercianti, agli imprenditori che sostengono gli eventi come il concorso di Miss Grand International, che poi si possono fare gli spettacoli, e chi vive l'arte nelle sue più svariate forme lo sa. Grazie anche ai partner nazionali, lo dico velocemente, abbiamo il piacere di avere partner nazionale quest'anno un'eccellenza italiana che è la numero uno in Europa nel mondo dello svapo e quindi delle sigarette elettroniche, che è Svapo Web, il franchising di successo oltre a essere e-commerce conosciuto in tutta Europa. La Pitrico System, l'istituto di ricerca scientifica che si occuperà appunto della bellezza dei capelli delle nostre Miss per la finale nazionale di Miss Grand International Italy. Cuppari Couture, le creazioni della stilista Antonella Cuppari che vestirà la Miss Grand International Italy 2019. Playmar, e lo vedete già lì, è il brand insomma che veste le ragazze, le nostre concorrenti, e parliamo del beachwear perché parliamo di costumi. Publistar 2000, le short ufficiali del tour 2019, e poi, come dicevo prima, l'associazione Donare è Amore, l'associazione Onlus che porterà avanti la campagna contro la violenza sulle donne. Infatti per seguire questa campagna basta andare sui social e cercare un hashtag, quindi lo trovate sia in Instagram, in Facebook, dove vi pare, basta scrivere diamo voce alle donne, e ringraziamo nuovamente la presidente Pina Pascarella. Beh, abbiamo detto tutto, quindi a questo punto io chiamerei subito, prima di iniziare qui in palcoscenico, perché insomma è colui che ci ospita, il padrone di casa, perché chiamiamo qui in palcoscenico il sindaco Aniello Rega. Ed anche, no, ed anche io ce l'ho scritto qui, ce l'ho scritto proprio che deve venire con noi la presidente dell'associazione Donare è Amore, Pina Pascarella. Ovviamente mentre ci raggiungono, io vi ricordo che la finale nazionale di questo concorso, perché di tappe ce ne sono tante, ad esempio a Messina in Sicilia, poi c'è stata in Umbria, insomma basta andare sulla pagina Facebook nazionale Miss Grand International Italy e trovare tutte le tappe. Beh, grazie della vostra presenza qui in palcoscenico per questo inizio italico. Per ora le salutiamo, ma soltanto per ora, le concorrenti a Miss Grand International Italy. Fatelo tutti insieme perché accogliamo, mani al cielo, Anna Desi! Come fai a tornare qui?
senza bussare. Dimmi come fai, per niente facile vivere così, ti dovrai odiare, ma come potrei? Beh, già vi hanno spiegato tutto come funzionano le votazioni per la giuria e ovviamente bisogna votarle. Quindi io direi di iniziare subito e entriamo nel vivo del concorso. Quindi occhio qui al pubblico, esprimete le vostre opinioni con applausi, urla, quello che vi pare. Voi da casa, signora, non si arrabbi con suo marito lì sul divano, non cambi canale. Lo so, lui è appassionato, ma ha ragione. La concorrente numero... uno. La concorrente numero uno arriva da Napoli, ha 17 anni, è alta 1,72 m e la sua taglia è la 40. Si chiama Federica Gioiello. Andiamo a conoscere la concorrente numero 2. Arriva, o meglio è, di Castello di Cisterna. Ha 25 anni, è alta 1,67 m, la sua taglia è la 42 e si chiama Marzia Caccia. La numero 3. La numero 3, anche lei di Castello di Cisterna, 25 anni, 1,77 m, 42 la sua taglia, Caterina Onofrio. Ora però conosciamo la numero 4, arriva dalla Campania, perché ve lo ricordo, questa sera è tappa di selezione per la regione Campania grazie al patron regionale Crescenzo De Carmine. Lei arriva da Terzigno, 18 anni, 1,73 m, 38 è la sua taglia e parliamo di Vincenza Catapano. Siamo la numero 5. Spostiamo da Terzigno ad Arzano, 18 anni per lei, 1,75 m, l'altezza 40, la sua taglia, Teresa De Rosa. Ha 17 anni, è alta 1,65 m, la sua taglia è la 40, si chiama Anna Rita Della Versana. Numero 7 non arriva da molto lontano perché è di Casalnuovo, ha 18 anni, 1,65 m, la sua taglia è la 40 e si chiama Giada Manna. Arriva da Casalnuovo di Napoli, 18 anni, 1,65 m, 40 è la sua taglia, 78, quale 65? È 1,78 m. E si chiama Fatima Noemi Percini. Somma vesuviana, ha 26 anni, è alta 1,66 m, la sua taglia è la 40, si chiama Francesca De Martino. La numero 10.
10, arriva da Pompei, ha 21 anni, è alta 1,75 m, la sua taglia è la 40 e si chiama Mirea Sorrentino. La numero 11 arriva da Afragola, ha 22 anni, è alta 1,67 m, la sua taglia è la 38 e si chiama Chiara Pierro. E avevo un vizio, lo confesso, giocavo col tumore che poi mi portavo addosso. E arriva da San Nicola la strada. Ha 15 anni, è alta 1,60 m, la sua taglia è la 38 e si chiama Antonietta Di Nuzzo. Numero 13 arriva da Quarto, ha 14 anni, 1,75 m, la sua taglia è la 38 e parliamo di Stefani Santos. La numero 14 arriva da Casalnuovo, ha 16 anni, è alta 1,65 m, la sua taglia è la 38 e si chiama Valentina Accarino. I concorrenti a Miss Grand International Italy. Che buono. Noi dobbiamo eleggere Miss Castello di Cisterna, a te l'onore. A premiare Pasquale Riva, giusto? E ad aggiudicarsi la fascia di Miss Castello di Cisterna è la concorrente numero... Vado a cercarla, stai qua tu. La numero 3. A centro del palcoscenico, grazie. Mettetevi a centro qui. Fascia per lei, foto per voi. Se puoi spostare i capelli alla destra. Ok, perfetto. Allora, quando vi dà l'ok il fotografo? Perfetto. Miss Donare è amore. Va alla concorrente numero... Suspense. Chi è? Ah, lei parla portoghese, quindi non la capisco. Allora, la concorrente numero Miss Donare è amore, premiata dall'assessore Giovanna Mir, va la concorrente numero 4. Prego, al centro lì del palcoscenico, Vincenza Catapano. Allora, quando vi danno l'ok per la foto che ci serve per la nostra rassegna stampa? Perché è Miss Publistar 2000 che va alla concorrente numero... Lo diciamo, diciamole a queste ragazze che stanno... La numero... 11! Prego! Prego, raggiungete voi lei al centro per la fascia e per le foto a centro. Qua si prosegue con Miss Cupari Couture. Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Cupari Couture, consegnata dall'attore Giuseppe Cascelle e da Enzo Massimiliano Agri, che tornando a Miss Cupari Couture, ad aggiudicarsi la fascia la concorrente numero... 8! Eccola lì, a centro, prego. Ragazzatorio, grazie. Miss APT Ecosystem e Miss Svapo Web. Ora faccio venire avanti da quel gruppo due numeri. A fare un passo avanti possono essere la concorrente numero 1.
e la numero 10. Ferme qui. La vincitrice di questa tappa di selezione regionale per la regione Campania, di cui è esclusivista Crescenzo De Carmine e di cui è patron nazionale il dottor Giuseppe Puzio, a livello nazionale ovviamente in tutte le regioni d'Italia, del concorso Miss Grand International Italy, questa sera a vincere qui a Castello di Cisterna è la numero 10 per Miss Grand International Italy. Ovviamente questo posto è anche il tuo, che hai la fascia Miss Apitrico System, finaliste regionali entrambe e anche le altre vincitrici di fascia. Ora però, se il signor sindaco vuole avvicinarsi alla vincitrice, anche Giuseppe Scotto, per la foto. Beh, Miss Grand International Italy, siamo giunti alla fine di questa tappa di selezione regionale per la Campania, ma soprattutto vi possiamo far parlare con la vincitrice di tappa, la concorrente numero 10, Mirea Sorrentino, giusto? Sì. Giusto. Quanti anni hai, Mirea? Allora, ho 20 anni e vengo da Pompei. Nella vita studio, sto conseguendo la laurea in giurisprudenza e questa vittoria è stata inaspettata, infatti sono molto lusingata e appunto ho spiegato il motivo per cui volevo essere votata, e cioè che per pubblicizzare la mia associazione che si occupa di clown terapia, che credo che sia un messaggio molto importante da diffondere comunque a tutti. Beh, questo è un messaggio sicuramente importante, ma visto che ci troviamo col primo cittadino di Castello di Cisterna, Aniello Rega, la scelta di questa location non è un caso proprio e ha a che fare proprio con le donne, ma questo ce lo spiega appunto il primo cittadino Aniello Rega. Le donne è una delle cose più belle che c'è in effetti, quindi la location in effetti è stata una scelta diciamo ragionata, pensata, voluta. Perché qua anni fa si è verificato un brutto episodio di violenza, poiché noi siamo contro tutte le violenze, quindi abbiamo ritenuto opportuno farla qua, in questo posto qua, che è stato ristrutturato un paio di anni fa, perché questo era un luogo vandalizzato, una stazione diciamo che era soltanto luogo di scorribande di baby gang e quant'altro, e quindi al momento è una delle poche stazioni funzionanti ristrutturate. Penso che non fra molto saranno anche ristrutturate altre stazioni, perché ci fu dalla Regione Campania un impegno nel ristrutturare tutte le stazioni che erano state vandalizzate, e quindi voglio dire noi l'abbiamo dedicata proprio contro la violenza contro le donne, quindi per noi era proprio importante svolgere questa manifestazione qua. Ringrazio tutti perché è stata veramente una bella manifestazione e abbiamo avuto anche una vincitrice degna data la sua bellezza, che, e noi siamo contenti di questo. Beh, grazie signor sindaco, ma io vorrei chiudere in questo modo. Beh, siamo alla Circumvesuviana, alla stazione di Circumvesuviana di Napoli, anche perché i tanti amici che ci guardano in tutta Italia, per dare una coordinata giusta, ha raccontato il sindaco il perché. Vi dico solo che c'è una scritta in una delle pareti proprio esterne a questa stazione della Circumvesuviana, che è bellissima, che dice: una donna libera è il contrario di una donna leggera. Miss Grand International Italy, Mirea Sorrentino. Questo programma è stato offerto da... And as far as I can see, I just need privacy. Plus, I-